tutti in scena, con un grande cuore. Sul palco del teatro Yves Montand di Monsommano Terme ci sono 150 bambini e giovani. Da 10 anni lo spettacolo ideato dal Laboratorio Accademico Danza sostiene la comunità di Fontem nella foresta camerunense grazie al progetto della Fondazione Il Cuore Si Scioglie. La solidarietà guarda lontano e fa rete sul nostro territorio con internet. Lo show del 18 dicembre è l'occasione anche per lanciare Acqua Facile, una raccolta fondi perché la piscina comunale di Monsummano sia accessibile a tutti. La novità sta nel nuovo strumento. È possibile contribuire online su Eppla, piattaforma di crowdfunding che raccoglie micro donazioni delle persone. Questo progetto Acqua Facile prevede l'acquisto di un sollevatore mobile per disabili, quindi un sollevatore che può essere spostato in piscina tra le diverse vasche interne e esterne e permettere quindi anche ai meno abili di accedere alle vasche in assoluta tranquillità, senza barriere. Tutti possono contribuire su Eppla dalle feste natalizie fino al 31 gennaio. Si tratta di un'esperienza pilota in Toscana. Il Cuore Si Scioglie selezionerà altri 20 progetti di solidarietà sul territorio per promuovere online nuove raccolte. E noi invitiamo tutti i giovani, tutti i digitali, tutti coloro che hanno in mano gli strumenti informatici a versare 1 euro, 2 euro, 3 euro, quello che vogliono, anche 1000 euro, si prende tutto, quello che vogliono, perché noi vogliamo realizzare questo progetto. La cosa fondamentale qual è? È che noi al raggiungimento del 50% possiamo sentirci tranquilli, perché eventualmente l'altro 50% verrà coperto dalla fondazione. È uno strumento in più, internet può aumentare la visibilità? Noi speriamo proprio di sì, anche perché allora la mia generazione, o perlomeno io, non è che sono tanto tecnologica, però si spera nella fascia giovane soprattutto, che ha sempre quel benedetto cellulare in mano, sempre lì a spippolare. Si spera proprio che riescano a fare rete, come si dice, no? Il ricavato dello spettacolo è andato ad Acqua Facile e al progetto seguito dal Cuore Si Scioglie, dal Movimento dei Focolari a Fontem. Qui in 10 anni è stato fatto tanto: una scuola, corsi di formazione, adozioni a distanza. Il nuovo obiettivo è un auditorium. Per dire grazie a Monsummano è arrivato Queta, 25 anni. Dopo gli studi nella scuola costruita a Fontem, è in Italia per l'ultimo anno di farmacia. L'arrivo della scuola è cambiato molte cose, perché durante questi ultimi anni c'era un increscimento a livello del studi, a livello dei risultati dei studenti c'è un increscimento incredibile, formidabile. Ma qual è il tuo sogno per il futuro? Credo da tornare anche in Fonte, ma aprire una farmacia, anche contribuire nel mio livello, anche a sviluppazione del mio villaggio. È il mio sogno, sì, il mio sogno più grande. Stiamo costruendo il Natale, il vero Natale, perché il Natale è proprio, indipendentemente dal credo religioso che uno ha, è creare questo clima di famiglia, perché veramente tutti facciamo parte della stessa famiglia.